Il desiderio di una persona che ama fare musica penso sia quello di fare il cantante, quindi come si può non avere questo desiderio, insomma. Sola, sola. La considero un'occasione che può aiutarmi, cioè può aiutarmi nella mia carriera, e anche perché secondo me è una bellissima esperienza che mi può imparare tantissime cose. Io ho deciso di partecipare a It Stars perché è una bellissima esperienza, l'ho vissuta da spettatore l'anno scorso e mi è piaciuto un sacco. Ogni volta che canto cerco di dare tutta me stessa, perché le emozioni, che siano tristi, che siano belle, tutto lì do. Quindi io spero che darò questo al pubblico. Chi mi ascolta nel tour che dovremmo fare dovrebbe votare per me perché sono vera, sono simpatica. Sono modesta. Sui ragazzi di It Stars mi sono ricreduto tanto. Ho legato con tante persone. Quando canto, la cosa più bella che mi sento dire dopo ogni esibizione dalle persone che non conosco, oltre che dai miei parenti, è che comunque sul palco loro hanno ricevuto un qualcosa, quindi li ho emozionati. È giusto, diciamo, unirsi alle persone che consideri migliori di te. Sicuramente questo gruppo lo è e spero di ricrescere e sicuramente di tornare con un'esperienza in tasca nuova. So your life is on fire and you try to put it out with me. Well, I'm sorry, I'm sorry. Everything is everywhere and I don't know who to be. But I won't let this world unbalance me. There's nothing to stop us from losing it all. So follow your heart and soul, 'cause nothing will matter, nothing at all, if you don't follow your heart and soul, nothing will matter anymore. Get so easily distracted, we forget where we set out to go. Well, it's okay, it's okay. When everything is everywhere and you don't know what to do, don't ever let this world unbalance you. It took some time to realize, but it just occurred to me that what we have is what we choose to see. Nothing will matter anymore.
gonna stop us from losing it all. So follow your heart and soul, or nothing will matter anymore. Feliz Navidad, prospero anno in felicità. And grace my faith really. Io ti dico solamente, sei stata semplicemente brava. Bello. Grazie. Il pezzo, bellissima la voce, bellissima l'interpretazione. Io non chiudo qui, ti lascio alle scale di del maestro Lucio. Cioè l'interpretazione è il problema. Ottima interpretazione, ecco. Oddio. Ti sbagli. Ottima veramente. Grazie. Mi hanno detto che sono stata molto brava. Qualche scala alla. Va bene così, ci sono contenta. Ragazzi, la produzione vi ha convocato per una serie di comunicazioni che dobbiamo comunque darvi, che riguardano il gruppo. Voi sapete che c'era una situazione in pendenza, perché il programma si chiama 8 Stars, sapete bene che i concorrenti devono essere 8, ma si è creata una situazione un po' particolare con una delle concorrenti, che è Annalisa Lagonia. Adesso voi dovrete individualmente mettere un sì o un no su un foglio che noi vi passeremo. Io non vi ho detto che basta un solo no, perché Annalisa si è esclusa dal programma. Quindi c'è un no, perciò Annalisa è fuori al floro. Jingle bell time, dancing and prancing in Tiber Square in the frosty air. What a brutal time, that's the time to rock the night away. Jingle bell time, that's the time to go gliding while earth's alive. Thank you.
295 voti e Maria Carmen 297. Far away, far
altro locale, altra tappa. Questa sera ci troviamo all'Endless di Catanzaro Lido, pronti per una nuova avventura. I nostri ragazzi sono pronti per sfidarsi a colpi di musica. Rimanete con noi per scoprire chi vincerà questa quarta tappa. Basta fermare insieme a te un istante. Never am I afraid in love for me because never wanna put my heart on the line. Swimming in your water, something per la finale. Sì, grazie per a Marco. Grazie a Marco. Bene. No, uscita bene anche perché vabbè, siamo partiti un po'. Sì, io tipo non riuscivo a coordinare la canzone con ci chiediamo, ragazzi, ma siamo fuori di tempo, tipo come un balcone, però. Oh, però ce la faremo, sì. Siamo simpatici, ma ce la faremo. Perché sì. Siamo un gruppo bellissimo. Sì, viva i Stars. Viva i Stars. If you try, no.
nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che come si fa? Non ho saputo. Allora, sicuramente ci vuole più interpretazione in un pezzo al piano, quindi anche seguire Lucio non è semplice. Io non ho mai suonato con Lucio, quindi non mi sono mai esibito con Lucio, quindi non so effettivamente come stare sul palco insieme a lui, però durante le prove avremo la possibilità, insomma, di capire come interpretare e come lavorare il brano in modo tale da poter entrare entrambi nel pezzo e quindi fare una bella impressione al pubblico. Beh, sicuramente It Stars è stata una bellissima esperienza, un modo di comunque per me di intendere una gara in un modo diverso, insomma ho avuto la possibilità di conoscere delle persone che adesso insomma fanno parte della mia vita e sono sicuro che finito insomma It Stars questi rapporti andranno avanti, persone con le quali mi trovo bene sia che tra i concorrenti che tra gli organizzatori. È un'esperienza che comunque fa crescere e maturare comunque, perché ti metti in gioco e scopri tanti lati insomma anche del tuo carattere, diciamo, alla fine, quindi non solo una cosa prettamente musicale ma anche personale. Per me, io la consiglio a chiunque, insomma, se ci saranno mai delle nuove edizioni, e soprattutto mi ha fatto perdere il filo con tutte queste. Vabbè, Lucio Ranieri è un pianista che prima di tutto stimo, perché comunque sono andata a vedere anche un suo concerto e varia in continuazione, quindi più di paura nelle sue variazioni che noi possiamo centrare, cioè il suo obiettivo, perché lui da noi pretende molto, ha detto che in questa esibizione soprattutto ogni partecipante dovrà dare quello che lui vuole, quello che ci ha chiesto oggi, e vuole il massimo, cioè, posso rifarla? C'è seconda strofa. Sì, però c'è. Me la dai un attimo. Io l'ho trovato veramente un ottimo diciamo, concorso, perché così si può chiamare. Perché oltre che fa unire, fa unire soprattutto la musica con le persone. Cioè, in questo talent io ho trovato molti ragazzi che amano come me cantare, quindi questo talent ha unito a me con la musica ancora maggiormente. Poi ci ha fatto conoscere nelle varie piazze di Catanzaro. È fantastico. Io, anche se ho fatto altri talent, altri concorsi, però lo voglio consigliare perché mi ha portato tanta felicità in quello che ho fatto. See how.
Esperienze, cantare e suonare e stare insieme con una band. È andata bene, direi bene, qualche problemuccio ancora con i volumi, della spia, del microfono, però dai, andrà benissimo quando deve andare benissimo. Nelle prove stiamo provando, no, per ora tutto bene, malgrado comunque qualcosa sia ancora così e niente, ho sempre più paura del finale, non so altro che dire. Dall'altra parte della strada. Che dice il testo? Amen? Che cammini come me. Come me? Poi? Dall'altra parte della strada. Cambia registro. Vai. Amen. Che cammini come me. Dall'altra parte. Capisci? Della strada. Devi emozionare. Sì. Okay. Se canti, non gliene frega niente che tu canti. Non gliene frega niente, perché Battisti, che era stonato ancora a distanza di 50 anni, arriva nelle vene, vedi, sì, dai pilorci, eppure anche Stonatello, perché dava, okay, interpretazione, che non me ne frega niente della voce, tu hai una bella, sì, voce, la voce deve essere appetibile, deve essere interessante, se è bella, tu hai una bella voce, fu il dubbio, però è un tassello, okay, imposti bene i suoni, ok, ma non mi impostare la canzone. Ok. Diciamo che inizialmente ero partita con Controvento di Elisa, però poi l'abbiamo valutata ed era... non rendeva. La stessa cosa per Ricomincio da qui di Malika Yan, perché comunque c'è un arrangiamento sotto e col pianoforte rimarrebbe vuoto. E poi niente, Lucio mi ha chiesto cosa ti piacerebbe a te, io ho risposto un cantante maschile come Zucchero e da lì abbiamo scelto Amen, l'abbiamo provata e ovviamente Lucio la rifarà tutta e quindi... Facciamo tutto ancora come presentazione, ovvero noi dividiamo il brano in due parti. Intro, poi sussurrato, primo ritornello, non troppo sparato. Ok. Ok? Io ti faccio un accompagnamentino quasi da ancora anteprima del brano. Poi nella seconda incomincia a caricare una seconda strofa. Seconda strofa. Hey man, che cammini come me dall'altra parte della strada. Della strada. Della strada. Mi piace un sacco, era quello che volevo fare, gliel'avevo proposto anche agli altri, quelli che, con cui insomma mi preparo, e solo che non ci sembrava molto adatto, però Lucio mi ha detto sì, mi ha detto sì e io dico sì, quindi ok. La prima, sì. Seconda, più della strada, più okay. Tonica. Ok. Ok? Sì. Hey man, che sei solo come me.
cercate di mettere fuori un pezzo che sia bello, quindi siete degli esteti anche voi, perché la caratteristica, la prima qualità che deve avere un direttore artistico è proprio quello di essere un esteta, di andare alla ricerca del bello, di andare alla ricerca della perfezione, che è quello che fanno gli artisti, perché un artista non è tale solo quando si esibisce, un artista è tale sempre nella vita, e quindi il fatto di ricercare la bellezza, la perfezione, è una cosa che voi non fate solo nel momento in cui cantate per cercare l'intonazione migliore o il fraseggio migliore, ma probabilmente la cosa bella sarebbe se questo gusto della perfezione e della ricerca del bello ve lo portaste come elemento caratterizzante proprio della vostra personalità in tutto quello che fate. Was wrong. So do what you must do. I got my ticket for the long way round. To buy the whiskey for the
promessa, è tanto che il tuo cuore aspetta un sì. Quello che scoprirai è davvero importante. Il tappeto volante ci accompagna proprio lì. Sempre tutto è mio, è sorprendente accanto a te. Se salgo fin su, poi guardo in giù, che dolce sensazione nasce in me. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia. Adesso voglio vedere tutte le mani alzate, tutte, e voglio sentirvi anche cantare. E se, e se. Find me somebody to love, fight 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 me somebody to love. Miss somebody to love. Premia